Ciao a tutti ragazzi, sono Antonio. Dovete perdonarmi se in questo periodo non ho postato video, è una settimana e mezzo più o meno che non ci vediamo. Dovete scusarmi, ma ho avuto parecchio da fare con il lavoro e quant'altro. Ecco, ritorniamo subito con la saga Facciamoci un giro che avevamo lasciato da più di una settimana e mezzo, perché l'ultimo episodio riguardava il Seamless. Episodi che torneranno credo la settimana prossima, devo trovare il tempo di produrli. La saga Facciamoci un giro torna con un episodio speciale, tra l'altro, perché oggi parleremo della Suzuki GSX-R4, che non è ammessa al GT Open, ma è una macchina che useremo per il campionato che faremo domenica, campionato di una sola gara, quindi mini trofeo praticamente. Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito a vedere il modello. Bene, eccoci qui su questa favolosa Suzuki GSX-R4 del 2001. Quest'auto è molto ma molto leggera e molto ma molto potente per il suo peso. Ecco, questa macchina, iniziamo dalle origini. Questa macchina è stata portata al Salone di Tokyo nel 2001 ed è rimasta un prototipo tuttavia. La composizione del telaio è in carbonio, quindi molto leggera, e monta il propulsore della Suzuki GSX-R1000, portato a 1300 centimetri cubici come grandezza, come cilindrata, però lasciato alla sua potenza naturale, quindi circa 160 cavalli come normalità, ecco. La macchina è possibile svilupparla fino a 267 cavalli e portarla a 582 kg. Già normalmente questa macchina è molto leggera. Portarla così leggera genera sia dei vantaggi che degli svantaggi. Allora, il primo è la velocità di punta. Questa macchina tocca stranamente anche i 300 km orari. Dico stranamente perché con 267 cavalli non sarebbe proprio normale che anche pesando solo 500 kg una macchina andasse a 300 all'ora. Però questa macchina fende bene l'aria, è molto aerodinamica e quindi riesce a portarsi su queste velocità. Sia ben chiaro che comunque sui circuiti tipo Suzuka non è possibile toccare una velocità del genere perché hanno un rettilineo troppo corto, bisogna andare sul Fuji o tipo a Monza. Altro vantaggio che dà il propulsore di una moto è la grande accelerazione, la grande stabilità in accelerazione, avendo una erogazione molto dolce. Questo garantisce aperture di gas a manetta in piena curva senza destabilizzare la monoposto. Tuttavia, se si fa quello che vi ho appena detto, certe volte, dipendentemente dall'assetto, può scaturirne del sottosterzo. Bisogna quindi agire sull'LSD in accelerazione per poterlo ovviare. Il fatto di essere leggere sia un vantaggio che uno svantaggio per questa macchina. Dal punto di vista del vantaggio, c'è perché appunto la macchina è leggera, quindi è facile frenarla e farla accelerare. Inoltre, in curva praticamente vola. Dal punto di vista dello svantaggio è che sempre in curva se in curva vola, è vero anche che si cappotta certe volte. Ecco, intendo questo. Quando si prende un cordolo con un dissuasore all'interno, per esempio, oppure si mettono le ruote nell'erba e quindi le sospensioni trovano instabilità sul fondo, la macchina tende a mettersi su due ruote. Questo è. Io sono riuscito ad ovviarlo con un assetto morbido e una campanatura abbastanza elevata, in modo tale da garantire una corretta trazione in curva, un corretto grip in curva e una comunque buona tenuta di strada, senza accappottamenti. Lo svantaggio di questa macchina, tra l'altro, è che essendo molto leggera è abbastanza nervosa, specialmente quando si fanno curve molto strette, ecco. Bisogna frenarla molto e poi accelerare di colpo, come si fa con le moto. Bene, il video è quasi terminato. Vi ricordo che il torneo è domenica nella sala RT. Follow us on Facebook and YouTube. Si chiama così il nome della stanza se volete partecipare. Fino a 12 partecipanti, siamo già in 6 o 7. E niente, noi ci vediamo sabato, grazie a tutti se vi avete lasciato un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!